Buongiorno a tutti. È partito il tempo, sì. Vai tranquillo. Vado tranquillo. Allora, cominciamo dal titolo di questo congresso, Al centro le persone. È molto azzeccata la vignetta di ieri del nostro amico vignettista, che ogni tanto essere al centro però può voler dire che siamo in un punto in cui qualcuno magari non ci fa proprio totalmente del bene. La stessa cosa ve la dico perché il primo fondamentale del gruppo Unicredito, da quando è arrivato Mustier, si chiama People First. Vuol dire le persone al centro e fondamentali, quindi fondamentale il servizio alle persone. C'è un piccolo dettaglio, che da quando è arrivato le persone sono sì al centro, ma al centro del mirino, per fare quello che qualcuno vuole o deve vendere. A questo proposito mi permetto di citare Carmelo Balbagallo, che poi magari ce lo ripeterà a modo suo, con un appello ai giovani. Lui dice: quando qualcuno vi dice mettiamo al centro i giovani, attenzione, scansatevi, perché qualcuno subito dopo potrebbe sparare. Quindi attenzione, nulla viene regalato in questo mondo. Chi dice puntiamo sui giovani non sempre lo fa, magari noi ogni tanto lo facciamo un po' meglio degli altri, ma il consiglio a tutti i giovani, e per giovani sapete che da noi intorno ai 40 anni siamo giovanissimi, dico conquistatevi i posti, conquistatevi gli spazi, perché nessuno ve li regala mai. Passo a parlare di Unicredito e del nostro amministratore delegato, il nostro amico Jean-Pierre Mustier. Parto dall'aumento di capitale, un aumento di capitale di 13 miliardi che nessuno sapeva bene dove li aveva trovati sul mercato. In realtà stiamo scoprendo pian pianino da dove arrivano e tutti avete visto un paio di giorni fa gli articoli dove si parla nuovamente con forza della fusione probabile fra il gruppo Unicredito e Société Générale. Abbiamo scoperto che un terzo dei 13 miliardi sottoscritti l'ha sottoscritti proprio Société Générale. Non solo. Ghizzoni l'avete visto l'altro giorno e è diventato presidente della banca Rothschild. Quindi sicuramente i signori, la famiglia Rothschild ha contribuito abbondantemente in questo aumento di capitale. E quindi ha contribuito a preparare un piano che a questo punto sta diventando sempre più chiaro. Il gruppo Unicredito ha venduto negli ultimi un anno e mezzo, due, tutti gli asset profittevoli, cioè tutte le società che fanno davvero utili le sta vendendo o le ha già vendute. Quindi parliamo della banca polacca, la Bank Pekao, parliamo di Fineco, ha venduto la metà di sua proprietà della società Abas che aveva esternalizzato qualche tempo fa, sta vendendo il Pegno, dove c'è una trattativa in corso e dovremo tentare di mettere a punto tutte quelle che sono le garanzie per i colleghi, per i lavoratori. Ha venduto anche i Faber e ha venduto il Pavillon. Voi sapete che qui a Milano c'era questa splendida struttura dove c'era la prenotazione, avveniva da un anno all'altro perché non si trovava a posto, abbiamo venduto pure quella. Ora, qualunque, secondo me, amministratore delegato che punta davvero sul rilancio di un gruppo, punta su quelle che sono le società, le attività più profittevoli. Se questo signore ha venduto e sta vendendo tutte le società che fanno utili, temo che la realtà della fusione con Société Générale sia una realtà molto più vicina di quanto ci fanno credere. E a questo proposito devo dirvi che il fatto che sia uscito l'annuncio sui giornali domenica sera, di fatto, quindi lunedì mattina era su tutti i quotidiani, non credo sia un caso, perché era appena nato il governo Conte.
Precedentemente, chi l'ha preceduto, il governo precedente, aveva fatto alcune cose piuttosto discutibili, non so se tutti le sapete, ma aveva fatto delle operazioni quantomeno curiose. Ed erano tutti accordi all'interno dell'Europa a favore proprio della Francia. Quindi, di fatto, alla Francia noi stiamo cedendo tutto quello che riguarda la finanza. Compreso in questo momento alla guida dei generali c'è un francese, in Unicredit c'è un francese, di Avio c'è un francese e tutti stanno facendo la stessa cosa. Vendono pezzi più pregiati di questi gruppi per poi andare non si sa bene dove, lo vedremo, la storia ce lo dirà. Ma ci sono altri passaggi. Abbiamo venduto delle zone di pesca particolarmente ricche alla Francia. Questo l'ha fatto il signor Gentiloni durante un trattato alcuni anni fa. Queste notizie voi non le sapete da nessuno, non le vedete sui telegiornali, non le vedete sui giornali. Una volta per caso questa notizia è passata sulla 7, anche per caso io l'ho vista perché non, quasi mai li guardo i telegiornali. E quindi per dirvi che quando sono bravi, quanto sono bravi quando vogliono a tenere nascosto tutto quello che accade e non è esattamente a vantaggio. Del nostro paese. Quindi questa in questo momento è l'Europa, quindi no, io non mi stupisco per nulla che la gente abbia tolto la fiducia al partito che governava. L'ha data purtroppo a qualcuno che dovremo misurare, quindi vedremo cosa faranno. Sicuramente lo scontento del paese sta crescendo molto. E a questo proposito la Germania è di nuovo in linea con questi ragionamenti. La Germania si è dimenticata che aveva un debito dopo le due guerre mondiali da paura, era praticamente in default. Questo passaggio le è stato condonato nel 53, 24 agosto 1953, da 21 paesi del mondo sono stati condonati tutti i debiti, metà dei debiti della Germania. Fra questi ovviamente c'erano l'Italia e la Grecia. Poi questi debiti sarebbero stati spostati dopo l'unificazione della Germania. Nel 90 Kohl ha disdetto quell'ulteriore accordo e l'Italia e la Grecia di nuovo hanno rinunciato a escutere i debiti che avevano. Oggi alla Germania sarebbe bene ricordare queste cose perché che non sia possibile annullare dei debiti, proprio lei non ce lo può insegnare di sicuro. Un passaggio velocissimo su quella che è la lotta di classe. Un grandissimo imprenditore, Warren Buffett, ha dichiarato poco tempo fa che la lotta di classe non solo esiste, ma per fortuna la stiamo vincendo noi, ha detto lui, ovviamente. E quindi l'appello è quello di non farci venire ogni tanto la sindrome di Stoccolma quando parliamo con i banchieri, perché sono tante bravissime persone tutti, ma sappiamo che questa cosa ancora purtroppo esiste e qualcuno la sta mettendo in pratica molto bene. Noi non siamo in grado in questo momento di controbattere. Il tempo sta velocemente finendo, purtroppo. Lampo, io sul fondo esuberi ho sentito un passaggio che mi ha un po' preoccupato, cioè ho capito, forse ho capito male, spero, che d'ora in avanti non è così scontato che sia volontario, anzi sta diventando molto probabile l'obbligatorietà di questo strumento. Beh, riflettiamoci un attimo e pensiamoci perché è una cosa che dovremmo condividere con attenzione di fronte ai colleghi. Ultimo passaggio su Benvenuto. Benvenuto ha dimostrato, se c'erano dubbi, che è un grandissimo, e ci ha chiuso il suo intervento dicendo invece che avere paura, torniamo a mettere paura. Avere paura significa essere vivi. Combattere e vincere la paura significa essere uomini. E la Wilca è piena di uomini. Combattiamo.